Ripetiamo un po' l'ordine dei lavori. Ci sono più bambini, specialmente i più piccoli, e stanno iniziando a diventare un po' irrequieti. Ecco gli alunni della scuola materna che hanno voluto preparare, per quanto riguarda la celebrazione di oggi, un nutricione particolare. Cioè, da consegnare alla Brigata Sassari, con cui metterei qui il colonnello Mario Pino. Emanuele Cera, perché è stato di parola. Io da alcuni anni faccio una ricerca dei caduti in guerra e vado in tutti i paesi della provincia di Oristano a fare delle conferenze per far vedere ai parenti e alla comunità le tombe dei soldati che ho ritrovato nelle mie ricerche nei sacrari di tutta Italia. Un lavoro molto complicato, molto difficile, tanto è vero che la percentuale dei ritrovati è solo per i caduti in combattimento del 20%, 1 ogni 5, percentuale che aumenta per quelli caduti per malattia o nei campi di prigionia all'estero. Ebbene, è stato di parola due volte. La prima quando gli ho segnalato 5 nominativi di arcidanesi che mancavano nell'elenco dei caduti di San Nicolò Arcidano. Alcuni anni fa ha messo questa nuova lapide e quindi finalmente anche questi 5 vostri compaesani che erano finiti nel dimenticatoio ogni anno vengono onorati il 4 di novembre. Lo ringrazio anche perché sono stato alcuni mesi fa qui per portare, diciamo, questa testimonianza. Ho ritrovato le salme di 8 arcidanesi che si trovano in alcuni sacrari spazi, diciamo, sui fronti di guerra, e in quell'occasione gli ho detto: guarda che ci sono anche dei medagliati d'argento. E la medaglia d'argento al valor militare non è una cosa così che si regala, tipo le medaglie di oggi che danno medaglie per qualsiasi cosa, d'argento, d'oro e di bronzo. Voi tenete conto che su 18.000 soldati che hanno partecipato alla guerra, prima guerra mondiale della provincia di Oristano, ci sono soltanto un centinaio che hanno avuto la medaglia d'argento. Uno solo medaglia d'oro, Erminio Marcia Staterralva, e circa 150 medaglie di bronzo. Quindi 250 medagliate al valor militare, che è il massimo, diciamo, quelle medaglie col nastrino azzurro, per intenderci, e quindi una medaglia d'argento è una medaglia d'argento. Già altri paesi ho visto che hanno intitolato piazze e vie alle medaglie d'argento. Quando ho suggerito questo a Emanuele, subito mi ha portato qui la sera e mi ha detto: questo è il luogo ideale. E infatti questa è la piazza ideale. Io non passavo qui da quando ero bambino. Mi ricordo che un giorno ci avevano portato il parroco quando ero chirichetto, e il vostro parroco era Pre-Rivolta, noi lo chiamavamo Pre-Rivolta, col suo tricorno, con la sua motocicletta, veniva a fare le prediche a Santa Giusta. Una persona eccezionale, un predicatore come pochi ne ho visto al mio paese. E allora, ecco, la giornata di oggi
è dedicata a tutti i caduti, ma in particolar modo a questi due, uno della Brigata Sassari, l'altro che ha militato parte nella Brigata Sassari e parte nella Brigata Gemella della Reggio, da cui praticamente poi è nata la Sassari. E allora, la Brigata Sassari, dovete sapere, perché non tutti lo sanno, che è la brigata che ha avuto il maggior numero di medaglie d'oro alla bandiera, 4, unica brigata in tutta Italia. 2 medaglie d'oro al 151esimo, 2 medaglie d'oro al 152esimo. La prima ad essere stata citata sul bollettino del Comando Supremo dopo la presa della trincea delle Frasche da parte della 151esimo, della trincea dei Rasi da parte del 152esimo. E poi via via con tutte le battaglie che sono state combattute. Quindi gli eroici sardi che non combattevano solo nella Brigata Sassari, ma la Brigata Sassari è il simbolo della Sardegna. Era formata, almeno per quanto riguarda la truppa, quasi esclusivamente, diciamo, da soldati sardi, perché al comando capirono che tenendoli insieme i sardi erano sicuramente quelli che avrebbero dimostrato il maggior coraggio. Quindi ancora un ringraziamento a Emanuele, un ringraziamento per essere intervenuti così numerosi. È un ringraziamento anche ai bambini che hanno seguito con grande attenzione, perché loro normalmente dopo mezz'ora sono già in movimento, e quindi invece hanno seguito con grande attenzione una cerimonia che rimarrà sicuramente nelle loro menti, perché quello che si vede da piccoli resta sempre anche da grandi. Grazie e buon proseguimento.